Maria Belè Rodriguez denuncia il suo ex Fabrizio Corona, mentre sembra che stia incinta, addirittura al terzo mese, mi sembra Corona stesso abbia detto questa cosa, e Corona risponde in maniera esplicita sul social channel, magazine, su un blog del fratello, in cui scrive praticamente che non è, si tratta di appropriazione indebita perché ha usato la sua Mercedes, la Mercedes della sua ex, nel periodo in cui viveva a casa appunto della. Ok, questo lo lasciamo, scusate, a casa della ex Belè Rodriguez. E lui, Fabrizio Corona, dice di aver prestato diversi soldi per andare in Argentina, a Belen, si tratta di diverse decine di migliaia di euro, e che la Belen aveva richiesto il pagamento delle multe a Fabrizio Corona, delle multe che aveva ottenuto Fabrizio Corona con la sua Mercedes. Corona aveva risposto allo staff che giudica poco professionale Fabrizio Corona di Belen, e gli dice che gli aveva proposto di pagare la differenza dei soldi che aveva prestato a Corona a Belen, proprio in precedenza, e rispetto alle multe. Gli ha detto: fatemi sapere quanto vi devo di differenza, così. Però non gli hanno risposto e praticamente Belen ha denunciato Fabrizio Corona. Certo, un'altra denuncia fa, lui aveva prima sorriso, no? Corona, mi scrive proprio, io prima ho sorriso quando ho visto questa denuncia, poi ho pensato a tutte le varie denunce che ho e la situazione giudiziaria che ho, Corona scrive, e quindi praticamente a un certo punto il mio sorriso è diventato un ghigno di amarezza, e si vede anche da quello che scrive dopo. Scrive che addirittura in un PS, in un post scritto mio, leggo testuali parole, ma vi invito anche ad andare a leggere sul socialchannel.it, socialchannel.it, pare che in questi giorni la mia stia cercando informazioni all'interno di redazioni giornalistiche riguardo la possibilità che tra la refurtiva portata via dall'ufficio dei ragazzi di Social Channel ci sia anche il famoso filmino hard che lei, improvvisata regista, ci tenne a girare mentre ci divertivamo sotto e sopra le coperte. Tranquilla, dice Fabrizio Corona, sto leggendo, quindi tra virgolette, nonostante tu dica che a letto è meglio il ballerino, virgola, conosco le mie qualità e non ho bisogno di mostrarle in giro come faresti tu. Quindi esiste un secondo video hard in cui appunto la regista sembra proprio essere, come dice Fabrizio Corona, improvvisata regista, sembra essere proprio Belén Rodríguez, che appunto. Colgo qui l'occasione per fare i miei più sinceri complimenti alla Rodriguez, scrive ancora, che dopo aver dichiarato a Verissimo con la sua tipica espressione affranta e quella cadenza vocale da missionaria dell'UNICEF, che mi vuole bene, mi fa recapitare questo ennesimo regalino che complica ulteriormente la mia situazione. Gracias, dice Fabrizio Corona. È appunto una lettera amara che vi invito comunque ad andare ad leggere completamente sul sito di socialchannel.it. Quindi complicata situazione per Corona, sembra però che Belen sia effettivamente incinta, che si chiami anche Maria, lo sto scoprendo grazie a questa lettera, ma che esiste addirittura un secondo video art e chissà se mai uscirà.